Salutiamo la splendida Yangon e ci portiamo con un volo interno verso la mistica città di Bagan. Appena arrivati, prendiamo subito contatto con la città visitando il coloratissimo mercato di Niang O. Magari se fai proprio la parte della faccia. Ce lo sì. Sì. Si fa anche l'insalata. Sono tagliati. Questo che vedete sono vari tipi di pesce essiccato al sole. Ed ecco qui una curiosa e simpatica culla artigianale. Questi sono frutti eccitanti della pianta di Betel, che molti di loro masticano. Ed eccoci arrivati alla pagoda di Juezigong. Queste sono ragazze di etnia Mon nei loro splendidi colorati abiti tradizionali. Stile tra 16esimo e 18esimo secolo, una statua di Buddha e Vedna, no? Quindi allora mudra, posso tenere le mani a guardare, quello nella mano a destra, se tiene un seme, no? Quello seme che mi presenta come medicina di Buddha. No?
ricoperto di... come si chiama quello? Questa è la pagoda di Pato Tamiya e questo è il Buddha che c'è all'interno. E questa è la pagoda di Tat Binyu, pagoda del XII secolo. Perché a Bagdad undicesimo, dodicesimo, tredicesimo ogni monumento lasciava un'iscrizione. Ed ora pranzo lungo il fiume Eyawadi, il fiume più importante del Myanmar. Andiamo. Che spettacolo. Mamma mia. Vuoi andare a firmare? Questo è il Tempio di Ananda. La sua costruzione ha inizio nel 1091 d.C. Infatti c'è, come dicevo io, l'ingresso nord e sud, ci sono due statue originali, ovest e est non sono ritratte. E qui noi siamo a nord? Siamo a nord. Ah, no. Siamo entrati da ovest, adesso siamo... Una parte della statua, quello che è rimasto, no? Quelle delle combinazioni di metalli, viene fatto queste due statue.
aspetto che sia così, perché mettono i fogli foglio d'oro. Hanno messo dei pellegrini. Allora, via di corsa a scalare il tempio di Shui San Dao per poter ammirare dall'alto lo splendido tramonto di Bagan. Spero che Aun, la nostra guida, mi perdoni per la mia pronuncia burmese. E dopo l'affascinante tramonto di Bagan, eccoci ad una tipica cena birmana. Ehi, ma vi siete dimenticati dei nonni? Vogliamo dedicarla ai nonni? Vogliamo salutare i nonni? Certo. Ai nonni, brindisi con i nonni. Brindisi allora. Per i nonni. Ai nonni di Bresso. Ai nonni. Salute. Ai nonni. Ciao. Ciao nonni. Ciao. Salute. Nonni. Vabbè, adesso ci siamo. Chiudi. Così termina la prima giornata a Bagan. Domani, altro giorno, sempre a Bagan.